Alexa, accendi il computer. Ok, si è acceso, ragazzi. Fantastico. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere qualcosa di veramente incredibile. Riusciremo, grazie ad Amazon Alexa, ad accendere il nostro PC. Le cose che servono sono veramente pochissime e adesso lo andremo a vedere. Bene ragazzi, mi è venuta questa semplice idea, è una cosa appunto semplicissima ragazzi, che settando una cosa nel nostro BIOS riusciamo a far accendere il nostro PC tramite Alexa. Si è acceso di nuovo, anche se lo dico piano. Bene, le cose da fare sono semplici. Questo non vorrà essere un tutorial completo, ma comunque una semplice guida per fare questa cosa qui. Le cose che possiamo fare con Alexa sono veramente un'infinità e sono veramente una più bella dell'altra. Riavvio il mio PC e entriamo sul BIOS. Abbiamo qui la nostra Alexa. Ok, perfetto. Nel nostro BIOS dobbiamo andare in Power. AC Back Always Off. Che cosa significa questo AC Back? Quando da interruttore spento dell'alimentatore o magari anche della ciabatta è spento e viene acceso, automaticamente il PC si avvierà. Questo ci serve appunto tramite la nostra ciabatta, che in questo caso è questa. Con questa ciabatta abbiamo la possibilità di comandarla tramite Alexa. Quindi ogni singola presa possiamo comandarla con Alexa e assegnare il nome ad ogni punto singola uscita. Possiamo chiamare questa uscita qui dove andremo a collegare il PC appunto PC, in modo che possiamo dire Alexa, accendi il PC. Tramite un relè accenderà questa presa qui e appunto farà accendere il PC. È una cosa veramente fantastica, voglio provarla insieme a voi. Andiamo su AC Back, in questo caso in Power, in questo caso per quanto riguarda le schede madri Gigabyte, e possiamo mettere memory always on e off. Facciamo on, perfetto, e salviamo e usciamo dal setup. Perfetto, abbiamo settato. Ok, apro una piccola parentesi. Molti di voi diranno, carica, ma si può fare anche con il Wake on LAN, quindi è una cosa un pochettino più efficiente, tra virgolette, però è un procedimento secondo me non alla portata di tutti. Questo procedimento qui che sto facendo adesso è quello che possiamo fare completamente tutti tramite delle semplici applicazioni per cellulare. Quindi se volete l'altro metodo, magari scrivetelo nei commenti. Ok ragazzi, benissimo, un'altra cosa che dobbiamo fare appunto connettere la nostra ciabatta e scaricare l'applicazione. Chiaramente scaricare sia l'applicazione di Alexa che l'applicazione di questo dispositivo. Chiaramente all'interno del dispositivo io vi lascerò il link in descrizione per acquistarlo. Ve lo consiglio, funziona, l'ho già provato. Bisogna scaricare la propria applicazione. Io ho fatto già tutto e l'applicazione si chiama Meros. Ok, nell'applicazione Meros ho studio. Ho già inserito computer streaming, monitor 144Hz, monitor secondario, studio per l'interruttore generale e USB, perché presenta anche 4 prese USB. Ho già selezionato queste cose qui, ma un'altra cosa che dobbiamo fare, che è molto importante, che dobbiamo fare appunto attenzione seguendo appunto le istruzioni che ci dice direttamente Amazon Alexa, dobbiamo aprire l'applicazione di Amazon Alexa, andare qui sulla sinistra e andare su skill e giochi. Qui possiamo vedere tutte le skill e dobbiamo cercare in tutte le skill appunto Meros con 2S. Una volta cercato questo, clicchiamo su Meros e dobbiamo attivare le skill per quanto riguarda questa applicazione. Una volta fatto questo, Alexa e Meros comunicheranno insieme, in modo che qualsiasi comando io vado a dire ad Alexa, lui lo andrà a comunicare all'applicazione Meros e quindi lo andrà a comunicare a questo dispositivo qui, perché questo dispositivo qui è collegato tramite Wi-Fi alla nostra rete di casa. Alexa appunto è collegato anch'essa al wifi di casa, quindi comunicheranno insieme. Adesso non ci resta che collegare questa presa e andare a provare. Ok, il nostro dispositivo incomincerà a lampeggiare come potete vedere qui, perché si sta collegando.
Ok, adesso ha smesso di lampeggiare perché si è collegato. Chiaramente ho effettuato una procedura, appunto scaricando l'applicazione, per collegare questo dispositivo alla rete wifi, impostare la password eccetera. Una volta fatto questo, io ho chiamato l'intera ciabatta, quindi questo interruttore qui l'ho chiamato studio, perché chiaramente andrò a collegare tutte le cose che ci sono nel mio studio. Ma in futuro sicuramente cambierò il nome, vediamo un po' come posso chiamarlo. Alexa, accendi studio. Ok, avete potuto vedere qui, ve lo faccio rivedere. Alexa, spegni studio. Alexa, accendi studio. Ok, potete vedere qui che ogni singolo LED si è acceso. Posso dire: Alexa, spegni computer streaming. Ok, ha spento questo LED qui, perché ho chiamato computer streaming questa presa. In questo caso chiameremo questa presa qui computer, in modo che possiamo dire accendi il computer e lui si accenderà. Ok, andiamo sull'applicazione Meros, in questo caso non su Alexa assolutamente, e andiamo a modificare il nome da computer streaming a computer. Salva. Quindi se andiamo a dire Alexa, accendi il computer. Ok, si è acceso. Perfetto, l'abbiamo modificato. Come potete vedere qui, ho modificato in computer. Quindi, perfetto. Adesso, a questa presa qui, chiaramente io lo farò per ora totalmente un collegamento veloce. Questo è il cavo da collegare dalla nostra ciabatta fino all'alimentatore. Adesso andrò a spegnere completamente il PC, potete vederlo qui. Ok, è spento. E vado a collegare questa presa qui. Ok ragazzi, il momento della verità. Alexa, accendi il computer. Oddio ragazzi, ci siamo riusciti! Ragazzi, abbiamo acceso il computer con Alexa. È qualcosa di veramente assurdo riuscire ad accendere il proprio PC con la voce. Cioè ragazzi, immaginatevi quando entro in studio e chiedo di accendere il PC e lui automaticamente si accende senza premere nessun tasto, direttamente da lontano. Adesso faremo un'altra prova magari da lontano. Chiaramente, come già detto prima, si va ad accendere questo LED qui, quindi tramite un relè mandiamo corrente al nostro computer. Chiaramente se diciamo di spegnere il computer, si spegnerà bruscamente. Ecco, non, è una cosa che non fa bene, soprattutto se stiamo facendo dei lavori importanti. Quindi magari andiamo a chiamarlo non solo computer, perché se ci scappa la parola se andiamo a abilitare Alexa e ci scappa la parola computer, potrebbe disabilitarsi in qualche modo. Non so, magari chiamiamolo computer principale, computer da editing, non so. In futuro magari farò delle prove. Questo era solamente il primissimo test di questa cosa qui. Credo che non ci sia nessuno che abbia fatto questo video su YouTube, o almeno credo in Italia, e volevo portarvi questo piccolo contenuto. Adesso proviamo anche da lontano ad accendere il PC con Alexa. Adesso spegniamolo. Ok, mi metto lontano. Allora, in questo caso, dopo che andiamo a spegnere il computer, dobbiamo dire Alexa, spegni il computer, per spegnere appunto nella ciabatta quel LED indicatore, per poi poterlo riaccendere. Ok, adesso facciamo, proviamo da lontano. Alexa, accendi il computer. Ok, si è acceso ragazzi, fantastico, esperimento riuscito. Abbiamo delle possibilità assurde con Alexa. Io vi do un piccolo consiglio. Ok ragazzi, qualcosa di veramente assurdo. Possiamo comandare chiaramente anche altre cose, delle strisce a LED come queste che andrò a montare nel mio studio. Magari lo vedrete in un altro episodio di Upgrade Setup eccetera. Invito ad iscrivervi appunto al canale per non perdervi questi fantastici video. Allora, in descrizione chiaramente trovate tutti i link per l'acquisto di Echo Plus, l'acquisto della ciabatta appunto da poter comandare la Meros e tutte le altre cose. Comunque, per chi non ha il budget, appunto non riesce a comprare l'Echo Plus, vi consiglio di acquistare l'Amazon Echo Dot, che costa 50,99€. Durante Black Friday costava circa 39,99€, se non erro. Non so, magari a giorni si abbasserà ancora di più. Perché? Perché avendo un impianto 2.1 veramente molto molto di qualità e delle casse KRK,
raramente vado ad ascoltare la musica tramite quel dispositivo lì. Magari collegando due Echo Plus più il sub, magari si ha qualche piccola miglioria, diciamo, per quanto riguarda l'audio. Però secondo me, se si ha il bisogno solamente di fare queste piccole cose per quanto riguarda la domotica, va benissimo anche l'Echo Dot. È più piccolo, costa meno, ha le stesse funzioni, ha quasi le stesse funzioni. Ci sono altri dispositivi compatibili ad Alexa e, come già detto prima, magari se vedrò qualcosa di interessante lo mostrerò in qualche video. Niente ragazzi, spero che questo piccolissimo video, questo piccolo esperimento vi sia piaciuto. A me è piaciuto veramente tantissimo e sicuramente utilizzerò questa applicazione per fare tantissime altre cose, magari accendere la TV, accendere le casse, accendere l'impianto. Abbiamo veramente da fare tantissimi usi di questa tecnologia. E ancora in fase embrionale, diciamo, non tutti capiscono le potenzialità di questa cosa qui, però io ne vedo veramente tantissime potenzialità e perché non sfruttarle. Ebbene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un non mi piace se non vi è piaciuto, commentate per farmi sapere che cosa ne pensate e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Ci vediamo nel prossimo video e ciao.